festività copta nella capitale dell'impero. Tutto il clero, la pompa magna, sotto gli sgargianti ombrelloni multicolori, è presente sul prato antistante la residenza vicereale per la celebrazione del Dame Re Mascal, che è stata onorata dalla presenza di Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta, che, preso posto nella tribuna, si è compiaciuto di ricevere la buna, mentre i capitoli procedevano alla benedizione dei fiori per la rituale offerta alle autorità presenti. La pira Dame Re, pronta per l'accensione del fuoco sacro, è un fascio altissimo cuniforme di rami di palma da dattero, imbottiti di fascine di legno secco tenuto insieme da un grande nastro colorato. Dal come cadrà durante il fuoco che lo consuma, verranno tratti gli auspici per l'anno nuovo. Turbe di etiopici, a passo di corsa scandito dal rullo dei Coborò, lanciano il loro contributo di fascine al Dame Re, che ha segnato i più lieti auspici, cadendo verso il nord, ossia verso il mare e l'Italia.